Il grande evento della Giova Beach Party, visto da chi gestisce le strutture alberghiere non solo di Montesilvano ma un po' di tutta l'area metropolitana interessata appunto da questo grande appuntamento. Adriano Tocco, vicepresidente di Federalberghi provincia di Pescara, mi diceva già arrivano delle richieste. Sì, un evento importantissimo per la nostra località, ma per tutto l'Abruzzo, diciamo che è una vittoria dell'Abruzzo stesso, ecco, bisogna lasciare un attimo da parte i campanili tra le varie Montesilvano Pescara. Cioè, è un evento che diciamo in primis fa conoscere la nostra destinazione turistica e questo è il primo obiettivo, una grossa operazione di marketing per primo. Sicuramente il giorno stesso della conferma dell'evento, di questo grande evento che sarà qui a Montesilvano il 7 settembre, il giorno stesso con i miei colleghi abbiamo visto che anche le richieste sul web, sui vari portali sono aumentate diciamo, in modo esponenziale. Questo ci fa ben sperare che sarà veramente un successo anche a livello di presenze. I numeri sono elevati, quindi diciamo, siamo sicuri che la nostra ricettività turistica di Montesilvano, ma di tutto anche la parte vicina a Montesilvano, come Pescara, Città Sant'Angelo, anche Silvi, godrà diciamo, di un flusso che verranno sicuramente e potrebbe essere un'occasione bella per poter anche scegliere la destinazione per fare delle vacanze, per allungare questa stagionalità e per fare veramente, come dice, per essere proprio per finire diciamo, in bellezza diciamo, questa stagione che è partita un po' in sordina e poi si è sviluppata in modo positivo. Quindi diciamo un'ottima operazione, siamo felici tutti quanti di questo successo. Penso che sia veramente una bella cosa per Montesilvano, per l'Abruzzo, per tutta la nostra località turistica. Benefici certamente superiori ai disagi inevitabili che ci saranno. Sì, sicuramente sì, alcuni disagi, alcuni operatori che sono costretti anche a modificare la propria programmazione, chiusura di strade e quant'altro, ma sono tutti disagi che sono affrontabilissimi, diciamo, ci sarà una buona operazione, diciamo, so che sarà fatta una bella cosa, quindi un po' di disagi saranno, ma comunque vale la pena per avere questo risultato e questo effetto mediatico diciamo, che avremo su tutti i social, ma su tutta l'Italia stessa che ci starà a guardare per questo evento importante.